Sono Ernesto Minnucci, sono il direttore tecnico della Minnucci Associati. La Minnucci Associati nasce nel 1990 come società di ingegneria, poi quasi da subito si trasforma in una società di ingegneria e di architettura, dove il 50% di noi è o ingegnere o architetto. Siamo 50 e 50. Abbiamo scelto Archicad nel 1991, quando dovevamo passare dal tavolo da disegno all'utilizzo dei sistemi digitali. Abbiamo scelto Archicad perché, diversamente dai CAD, cioè degli assistenti al disegno, aveva un modo e una filosofia diversa di approcciare, cioè si costruiva il modello, si costruiva l'edificio, si costruiva l'infrastruttura, quindi era più vicino al nostro mondo di costruttori. Già nel 2006 abbiamo sperimentato ed utilizzato il Teamwork per progettare e seguire la costruzione di un centro commerciale di grandi dimensioni. Già allora 8 colleghi contemporaneamente utilizzavano e seguivano lo stesso file. Realizzare i modelli architettonici, strutturali ed impiantistici all'interno di un unico ambiente condiviso, come il BIM Cloud, permette di collaborare in tempo reale con tutti gli attori coinvolti nel progetto. Per la Minnucci Associati risulta essere fondamentale l'utilizzo dell'Open BIM perché consente l'interoperabilità dei dati e la condivisione dei modelli e delle informazioni al di là del tipo di software utilizzato, quindi in un'ottica comunque aperta e di trasparenza sempre maggiore, che risulta essere auspicabile nonché fondamentale in una visione di condivisione dati e per lo sviluppo anche dei modelli virtuali digitali dell'industria e dell'edilizia. Il progetto di cui vi parlerò è il progetto che abbiamo realizzato per Reti Ferroviarie Italiane e per grandi stazioni, relativamente alla stazione di Napoli Centrale. La realizzazione del Twin Model aveva come obiettivo quello della manutenzione del complesso e quindi prevedeva al suo interno anche l'inserimento di circa 125.000 elementi oggetto di manutenzione. E quindi ha previsto anche la realizzazione di una libreria di riferimento di elementi da inserire nel Twin Model stesso. E una delle problematiche principali da affrontare era l'estensione del modello da realizzare, e in questo ci è venuto in aiuto il cloud di Graphisoft, poiché abbiamo potuto suddividere sia i dati di rilievo sia i modelli da realizzare in file federati, in file singoli da poter poi riaccorpare in un secondo momento, sia nel modello di authoring all'interno di Archicad sia poi nei modelli EFSI che sono stati esportati. Quindi avevamo un'architettura di modelli che superava i 150 file ad un certo punto della modellazione, con una squadra di modellatori che andava dai 10 ai 15 operativi e che quindi potevano, grazie a questa architettura, lavorare in modo indipendente senza ostacolarsi tra loro. Il lavoro collaborativo è fondamentale per ottenere un prodotto migliore in qualsiasi stadio o grado della costruzione, anche durante il periodo vita della costruzione. Il lavoro collaborativo è fondamentale per sfruttare le competenze di più soggetti, diversi soggetti che hanno diverse competenze e che in qualche modo contribuiscono ad ottenere un prodotto migliore.